Eder. Mech. Pallister. Ma io, no, non, sa, no, io non sapevo, capito? Che mia moglie lui era scomparsa. Lui sapeva già. Mi ricordo che Liliana mi diceva spesso: c'ho sempre qualcuno che mi tormenta. Una, due, la terza volta io gli blocco il telefono. Restava in silenzio. So che lei mi diceva a un certo punto queste persone che non conoscevo, io bloccavo il telefono. È infastidiva parecchio. E mi ricordo che ha fatto delle ricerche come cancellare i numeri bloccati. Certamente se io sapevo, avessi saputo che Liliana era scomparsa, ma io non lo sapevo in quel momento. Per me era uscita di casa normalmente. Non so quando l'ho chiamato, non lo so. So che l'ho chiamato e lui mi ha detto: sono a Basovizza con mia figlia, se sentimo. Lui ha telefonato una sola volta, il mercoledì. Mi sono strapentito di non averlo chiamato, perché probabilmente mettevamo in chiaro tutto fra di noi subito. Io quel numero lì non mi ricordo, non credo di averlo bloccato quel giorno lì, nei giorni successivi, perché io l'ho chiamato poi a lui e non mi ha mai risposto, io non sapevo chi era. Dopodiché io ho bloccato, perché pensavo che fosse uno stalker. In realtà non è proprio così, e in ogni caso l'hai raccontato agli inquirenti? Penso di sì, perché comunque ne abbiamo parlato di queste cose qua. Solo che io sfido chiunque a vivere quello che ho vissuto io in quei giorni lì. E a distanza di te, io, come ho parlato anche col PM, io ho detto: guardate, io ho il vuoto totale. Ogni tanto mi viene qualche flash. Io so che alcuni giorni dopo, che sono andato in questura, mi fa: sai, è venuto questo signore, che poi risulta Claudio Sterpin, a denunciare la scomparsa di Liliana. Capisci? Cioè, io dico: ma con che titolo lui si presenta in questura e denuncia la scomparsa di Liliana? Chi è? Io non sapevo che Liliana era scomparsa. Mettiamo il punto. Certo. Cioè, gli amici, i vicini di casa che vengono da me e che non mi dicono niente. Io sono lì tranquillo, beato, perché comunque mia moglie è fuori. Ma mancava da molte ore. Ma da qua, ma cosa mi stai dicendo? Manca appunto questo. Ma lei era sempre così. Lei andava fuori di casa e andava a trovare gli amici. Piano vuol dire che non ha aperto gli occhi oppure sta recitando una parte. Io mi rendo conto che lei, per venire con me tra Dio e il marito, però secondo me lui sapeva molto più di quello che dice. Quando il tempo sarà detto, quando infatti mi avranno dato ragione, come non può non essere, allora arrivo da Amicitore. Da quando lei ha cominciato a venire qua, e parliamo di settembre, la cosa è diventata ufficiale per me e per lei. Punto. Cosa avreste fatto il 19? Quando vi sareste visti? Ah, e forse portavo la raccolta di francobolli e cucciavamo i francobolli assieme. Mi rendi conto che quando perdevo una 10 da Piazza Goldoni ad arrivare qua, mi chiamava, dicevo: ho perso la 10, arriverò 10 minuti dopo. Lì, mezz'ora di ritardo, non esiste. Non esiste. Sulla telefonata di 16 minuti è sempre nebbia? Io non ricordo niente di quella telefonata. E ci siamo scambiati solo: io ti amo, amore mio. 16 minuti? Bellissimo, prova! Direi che c'è qualcosa di più bello, sì. Forse trovo un sacco nero, così lo mostriamo. Guarda che c'è. Ecco, lo puoi mostrare a Cavallero, il sacco nero. Questo grande strunz, non dire di peso. Questo è un sacco nero. I inquirenti hanno visto, visualizzato i telefoni, tutto quanto, le telefonate che sono state fatte. Cioè, la fiaba che sta raccontando Sterpin, che ha incantato un po' tutti, che tutti gli hanno creduto. 16 minuti. Ma dai, guarda, io solo sentire la sua voce, guarda, mi mescola lo stomaco. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.